Sono Oscar Fausto Pelosi, 26 anni, di Napoli. Sono qui per denunciare e porre all'attenzione lo stato di degrado della perimetrale Melito Scampia, che nata negli anni 90 è ancora da segnalare come work in progress. Questa è una strada che dovrebbe collegare quali zone della città? Dovrebbe collegare la zona di Aversa, comincia dalle parti di Aversa, Qualiano, andando verso la periferia ovest, continuando lungo tutto il tratto della periferia, quindi passando per i paesi di Mugnano, passa per Scampia, evitando così il centro della città. Evitando il centro della città, evitando le piccole strade caotiche che purtroppo affliggono la nostra realtà, per arrivare subito all'Umberto Maddalena. Questa strada, scusate, dovrebbe collegare anche appunto con l'aeroporto di Capodichino, sì, quindi sarebbe dovrebbe lasciare subito all'Umberto Maddalena, che porta all'aeroporto di Capodichino, ma non solo, alla zona centro direzionale. E quindi sarebbe un'arteria di smaltimento eccezionale, se funzionasse. Qui siamo proprio davanti a uno degli ingressi della strada. Sì, questo qui, quindi, per la precisione, questo è l'ingresso sulla circonvallazione esterna in direzione Melito. Come si può vedere, più che un ingresso di una strada a scorrimento veloce, sembra un mondezzaio, ecco. Perché sono fermi i lavori? Perché cosa è successo? Questo nessuno è mai stato, nessuno ce l'ha mai detto in realtà. Uno dei problemi può essere, ecco qua, un campo nomadi che si trova all'ingresso della Melito Scampia, tra Scampia e il paese di Mugnano di Napoli. Questo doveva essere un ottimo nodo di ingresso, perché permetteva a coloro che abitavano nella zona Mugnano-Marano, nella zona Scampia, di poter usufruire tranquillamente della strada. Purtroppo, una decina di anni fa, così, è successo che si inserirono i primi Rom. Quella strada che noi vediamo, che strada, che tratto allora, di strada è? Tratto di strada è il piccolo tratto, sarebbe quella in missione verso la circonvallazione, ed è un tratto di uscita e di entrata. Questo rimarrà chiuso, non ci sarà niente da fare. Perché se per gli altri tratti c'è eventualmente la possibilità di buttare giù i blocchi di cemento e percorrerli qua, troviamo purtroppo si va proprio all'interno del campo. All'interno di un campo nomadi. Ma la strada è praticamente finita per la strada è finita, è stata lavori. Fatta nel 90, cioè la strada è completa. Aggiustando l'asfalto che ormai e rimuovendo tutta la spazzatura, noi avremmo una strada a scorrimento veloce che nell'arco di 10 minuti ti permette di dislocarti tutte le parti periferiche di Napoli fino al centro. Voci di corridoio dicono addirittura che le strade non sono mai state aperte perché mancavano i fondi per aprire, per togliere i blocchi di cemento che servivano alla chiusura e delimitazione di cantiere. Siamo usciti all'uscita obbligatoria della perimetrale perché non possiamo arrivare a Umberto Maddalena. A via Umberto Maddalena, per arrivarci, dovremmo continuare lungo quella direzione. Il problema qual è? Perché se guardiamo qui, in mezzo alla strada sorge un palazzo. Cioè la strada lì finisce completamente perché in mezzo c'è un palazzo. Noi venivamo da questo lato, a un certo punto qualcuno non si era reso conto che c'era un palazzo nel progetto della strada. E quindi vediamo che c'è in questo palazzo che ormai è metà diroccato. E ovviamente è lì da diversi anni prima ancora del progetto della strada, ma soprattutto lì dentro ci abitano. Se ora vediamo che anche le strutture in ferro di supporto sono completamente ruggite, possiamo avere una minima idea di quanto tempo sia passato. Il comune hanno offerto dei soldi, solo ho che offerto dei soldi agli abitanti del palazzo per lasciare la casa. Gli abitanti hanno detto dateci la casa, noi vi diamo dei soldi, solo che gli abitanti si sono ribellati in quanto la cifra che era stata offerta era stata anche abbastanza esigua, ecco. Ma circa 20 anni che è stato interrotto, che penso che innanzitutto dovevano mettersi d'accordo prima con le persone e poi fare dei lavori.
evidentemente questo palazzo non risultava nel piano regolatore, perché nel progetto della strada si passa proprio sopra. Questa da 200 anni questo palazzo. Sono loro che hanno forse per fare i lavori, per le solite cose, per prendere soldi, hanno fatto finta di non sapere niente. Quante famiglie ci sono qui nello stabile? Allora, uno soprattutto, due, poi quest'altro già se n'è andato, ci è messo d'accordo. Quindi siete solo in tre, diciamo, che dovreste lasciare il palazzo? Sì, sì. Voi avete accettato di lasciare il palazzo? Noi per il momento non abbiamo accettato, perché non ci vogliono dare quello che chiediamo noi. Che noi siamo proprietari di uno, due e tre locali e ci vogliono dare inferiore a quello sopra. Con quanto vi hanno offerto? Di attività hanno offerto 2,75. Con e voi quanto avete chiesto invece per lasciarlo? 3,50 abbiamo chiesto. Alla fine quello che chiedo io, ma come me, tutti i cittadini i napoletani di periferia, come veniamo definiti, è che questa arteria venga resa agibile alla fine, perché sarebbe una grossa risoluzione al problema del traffico che dalla periferia si dirige verso Capodichino, verso il centro direzionale.